Ciao ciao amici, benvenuti e bentornati qua sul mio canale, sul canale del Carletto, dove faccio le mie recensioni pazze in compagnia anche quest'oggi. Di Mary Raff, ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi seguiamo un po' il trend perché al cinema c'è il film di Super Mario Bros. Eccolo qua che lancia la sua palla di fuoco, ma noi non andremo a vedere lui, non che è un SH figure, poi quelle le vedremo tutte. Non andremo a vedere il mini Bowser, non andremo a vedere il Bowser SH Figuarts, che è comunque stupendo, lo andremo a vedere più avanti. Guardate che bello che è questo, lo vedremo più avanti con tutti i suoi accessori, ma vedremo un Bowser gigante da montare, che è questo qua. Fagliela vedere, Raffa, questo è grandissimo, è mastodontico, questo qua è mastodontico, dovremmo essere sui 30 centimetri, ragazzi. Guardate, Questi tutta sono scatola. mega giapponesata, tutta da montare. Perché da montare? Vi faccio vedere questa cosa. Guardate già qua l'artiglio di Bowser che spacca la scatola, che si va ad aprire. Guardate solo la calotta, quanto è grossa la calotta, la calotta. Oh, che bello! Guardate che bello, guardate il testone. Allora, cosa facciamo? Andiamolo a montare, ve lo facciamo vedere, perché questo è veramente grande, grande, grande e bello, bello, bello. Ragazzi, per quanto mi è possibile, vi voglio far vedere anche in questo Bowser quanto è bello il dettaglio. Guardate il testolone, perché qua parliamo di 30-40 cm di figure, e anche dettagliata, fatta discretamente bene. Questa qua è una componibile tutta in plastica. Poi, per farvela vedere bene, ve la farò vedere girare. Guardate, queste qua sono tutti dei pezzi che si staccano. Vedete, si vanno a montare tutto il guscio, le zampe. Vedete, la coda è tutta una parte componibile, praticamente cos'è, Raffa? Tutta plastica proprio, Sì. però il dettaglio è bello, è bello, 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 bello. Guardate qua, guardate come sono fatti bene gli occhi, le corna, tutte le cose, le punte, non ha sbavature. Guardate, è veramente, veramente bello. Per farvelo vedere però bene, questo qua non ve lo posso far vedere così da vicino, ma ve lo devo far vedere Gira. girando, perché siamo un po' più distanti, così lo vedete bene bene, ma è bello 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 anche se è plastica. Ragazzi, guardate cosa è fatto bene questo Bowser, anche se è tutta plastica. Guardate i denti, la bocca, la lingua, fatto veramente bene. Guardate che bello. Gli dovevano mettere all'interno, secondo me, anche una sfera, una delle sue sfere, più che sfere, fiamme, come anche nell'SH Figure, che così praticamente sembrava che sputasse il fuoco. Guardate come hanno fatto bene anche la parte della cresta, che va a incastrarsi perfettamente sul guscio. Questa qua è tutta plastica, leggerissimo, però guardate che bella figura che fa in vetrina. No, Raffa, come ti sembra tutto sommato? Raffa mi faceva notare una cosa, che essendo tutta in plastica, fate molta attenzione perché sono tutti agganci e quindi rischi che ti salta via un pezzo. Però lui, Esatto. se si trova a buon prezzo, ne vale veramente la pena, perché No, no, anche a me piace. qua stiamo parlando di un 30 centimetri di figure, ma poi possente, fatta bene, grossa, con anche la posizione. La posa è bella, vedete come in posa di attacco. Guardate, è bella veramente. E ci è piaciuta, anche se il materiale è veramente scadente, perché il materiale è completamente plastica. E quindi peccato, peccato, peccato per il materiale, perché se fosse stato un materiale di qualità superiore sarebbe stato veramente eccezionale. Ovviamente, se vogliamo la figure perfetta, ma più piccola, andiamo a prenderci l'SH Figure di Bandai, che veramente di Bowser è stupenda, e anche un sacco di accessori. Però il fascino suo è che in vetrina, secondo me, questo qua gigante con Mario e tutti quanti che lo attaccano insieme, più piccolini, dà l'effetto proprio come nel gioco del Bowser gigante. E quindi vedete, se voi gli mettete il Mario, sapete che io sono pazzo, il Mario piccolino così, che lo sfida, vedete, è più affascinante, vedete?
Ah, o così potete fare la scena di Mario che lo colpisce. Sapete che io sono un pazzo, vedete? Vi possiamo andare a mettere Mario che tenta di colpirlo. Adesso faccio un danno, vedete? Guarda come sono riuscito a metterlo. Sapete che sono pazzo con la sua sfera di fuoco. Guardate qua, che spettacolo! Veramente, veramente, secondo me, carino. E Metrina sta meglio in questa versione gigante così, perché è mostruosamente carina, no? Sì. Sì, sì, concordo. Hai visto dove sono andato a mettere Mario? Ho visto. Che gli spara sui cornoni la palla infuocata. Ricordo che lui è un SH Figuarts che vedremo più avanti nel canale quando andrò a recensire tutte le SH Figure del nostro Mario. Dai, che dire, l'abbiamo visto penso più che bene, possiamo andare a concludere anche la recensione di questo mega plasticone gigante, sì. Di Bowser. Ah, guarda che bello, però solo anche a vederlo così mi piace, guarda, bello 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 bello, proprio bello bello bello, ci è piaciuto ragazzi, guardate quanto è mostruosamente grande, ma fatto veramente veramente bene, questo Bowser qua ci è piaciuto veramente un sacco, il dettaglio c'è, peccato peccato il materiale, perché il materiale è veramente scadente, perché è un plasticone, plasticone leggero, ma guardate che bello che bello che bello. Preparatevi alle mie fiamme. No, lui è veramente bello, sono contento di averlo preso. E in vetrina sta veramente bene con Mario e tutte le altre SH figure più piccoline che sembrano che mettiamo che tutti insieme vanno a combattere contro il cattivone, contro il cattivone. Se vi è piaciuta questa recensione, cosa devo fare? Like al video, ragazzi. Like, mettete questi like, iscrivetevi al canale, seguiteci e dateci forza per andare avanti nella nostra passione a farvi vedere tutte queste cose made in Japan che volentieri compriamo, vi facciamo vedere, così se vi piacciono ve le comprate pure voi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no vi faccio diventare come il barbecue, vi brucio completamente col mio fuoco assassino. Ciao ciao ragazzi, vi saluto pure io, il cattivone del Bowser. Alla prossima, Bowser. Bowser, Bowser è diventato, non Bowser. Bowser, 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 io mi vedo Bowser, Bowser. Se no, alla prossima recensione, iscrivetevi. Ve lo dico per l'ultima volta, iscrivetevi!